Mi porto via nonna. Ok. E tu che fai? Rimani con nonna o senza nonna? Io rimango con mamma. Oh. E tu non puoi nonna? No, andiamo via nonna. Andiamo. No, papà. Dare una bacia a nonna. Dare una bacia a nonna. Attenzione! Mi ha fregato gli occhiali! Attento, mi no, no, non gli frega gli occhiali, nonna! Dai, parlo fuori italiano! Ciao a tutti! Che io, tu vai, mia madre, sì. Comunque ciao a tutti! Ciao a tutti! È venuta stavolta molto preparata perché mi ha detto che ho studiato tantissimo italiano giù a Cuba. Niente italiano! Dai! Dai, mi ha detto guarda, sono veramente preparata. Ho studiato una cifra. No, e studiate mucho italiano in Cuba? Sì, sì, studio muchísimo italiano in Cuba, non sa decir niente. Niente. Almeno niente, sì. Insomma, Monte, che te ne pare questi tre nipotini bellissimi? Non ho capito attraversato. Non ha capito. I tre nipotini. Traduce, per favore. Los nietos. Che piensa de los nietos? Los niños, muy contenta aquí con los tres niños preciosos que tengo. Con mi niño más grande y mi nuera. Los quiero muchísimo. Estoy súper contenta de estar aquí otra vez con ellos. Pero prueba a decirlo en italiano a eso. No lo so, lettere. Sei felice? Molto felice. Ecco, allora racchiude qualche cosa. Sono belli i nipoti? Sono belli o brutti? Sono belli. Sono belli. Stanno bene con te? Sì. Ecco. Sì, vedi, capito. Ti senti bene qui? Muy bien, molto bene. Come va col fuso orario? Mamma dice in inglese, so so. Più o meno. Ma mi volevi vedere? Ti mancava un pochettino? Le tette, per favore. Mettine vuota. No. Ti mancavo? No, me extrañabas. Sí, mucho. Nos extrañabas. Nos extrañaba muchísimo. Tenía mucho deseo de estar con ustedes, con los niños. Que no conocía ancora Alan. No conocía a Alan. Y se andaba conmigo perfectamente. ¿Y cómo se diría en italiano? ¿Cómo diría se andaba conmigo? Vabbè, es troppo difícil. Stanno bene con me, vabbè. Stanno bene con me. Yo sto bene con loro. Però con me, io con loro, con me, io con loro. E poi vado in breaking dance. Per favore, non mi fai così. Per favore. Ma per ultimo, no? Sì. Vabbè, per ultimo no, per antepenultimo. Antepenultimo, che sì, perché sono due cose che voglio dire. Sì. Dimmi. Dimmi. Mi hai detto che volevi cantare una canzone? No, non ho detto nada, niente. Cristian, canzone tu canti. Vuoi cantare, no? Volare? No. No? Senti, di un po' che cosa ci ha portato. Cosa ci ha portato nonna Rosa? La cuba da mangiare? Ragazzi, cioè... Ha portato la guayaba, la cerimoia... Guardate un po' ragazzi, che meraviglia, guardate la roba appena arrivata da Cuba. Cominciamo con la guayaba, un frutto tropicale dei migliori, questo è proprio un'eccellenza, però cubano che si rispetti deve avere a casa una mata di guayaba. Questo è veramente una matta
una mata, un árbol de guayaba, un árbol di guayaba. E, quindi che vuol dire mata? Un albero, la pianta. Quindi mia madre, che è arrivata 3 giorni fa, mi ha portato queste, perché mi ha detto non ti ho portato altre cose perché avevo paura che mi fermassero alla guana e non ti potevo portare niente, quindi mi ha portato queste 5 guayaba, queste 3 chirimoya, che sono anche queste buonissime, e stavo cercando se qua in Italia c'è, e per mia fortuna ho capito che anche in Sicilia si pianta da quasi 2 secoli addirittura, si pianta in Sicilia, e quindi la troverò in Italia, per fortuna nostra, perché io pensavo che qua era impossibile da trovare. Mi ha portato questi qua che si chiamano ajicachucha. Questi sono anche questi sono molto utilizzati nella cucina cubana. I peperoni piccolini, non sono piccanti, e molto graziosi perché l'alberello cresce tipo 50 cm e diventa un albero in miniatura e si riempie di questi ají, di questi peperoncini, che ripeto non sono per niente piccanti e sono molto saporiti per tutta per quanto riguarda la nostra cucina e anche insomma, per la carne in generale. Poi guardate, leggete un po' qua. Pasta, questo è pasta di guayaba, sarebbe il dolce di questa frutta qua. Da noi è una, la nostra usanza è di prendere una fettina e mangiarlo col primo sale, cioè si usa così, primo sale va in panino, tipo un panino, si fa una specie, si dice madambre, pure sì, madambre, cioè ammazza la fame, si dice da noi. Già aperta, io questa perché io l'ho già assaggiata, e questa è quella fatta veramente a casa, esatto. Diciamo da questa... loro in nero, diciamo, perché poi non possono sì, vendere fatta, come sì, non esiste la propria nei non... mercati, nei peggior bar di Caracas. Guardate un po', guardate un po', così. Giappone era meglio. Questa invece è brasiliana. Sì, c'è scritto in spagnolo, pasta di guayaba, così si... Però sotto c'è scritto guava. Perché anche così è riconosciuta come guava. A Cuba oramai non fanno manco... No, ma infatti perciò ti dico, è incredibile che lo potrebbero fare loro stessi e se lo fanno... tagliamo? Arrivare... Non lo... Guardate che robetta. Wow. Questa è quando matura ancora di più, diventa ancora più rossa. Poi ci sono. Forse troverai qualcuna più rossa. Diventano sì. Alcune. Vabbè, alcune sono bianche all'interno perché sono così, maturano bianche. Ma quelle che cominciano a diventare rosse diventano proprio. Sì, questa c'è ancora rosso fuoco. È rosso. Ed è una goduria. Una goduria. Ma l'hai lavata? Ma ci dice che questa è della plata delicata. Ah, dell'altra di casa tua proprio. È buono. Questo è pazzesco. Poi questa qui, apro questa che così la sì, perché queste sono belle mature. Guardate un po', questo qui è una pasta i semi la possiamo sì. piantare, proviamo. Guardate un po', è una pasta molto morbida, guardate un po', ma è di una, e poi c'ha tante proprietà. Addirittura mia nonna le foglie dalla cerimoia li fa bollire per le ipertensioni e si sistema l'ipertensione con le foglie di cerimoia. Poi questa sala siamo qui per ultimo, ragazzi. Amore, il burro d'arachidi sarebbe. Sì, burro d'arachidi. Sarebbe il mani, il dulce de mani. Mani sera, mani. Caserita non te acuestes a dormir. Questa l'avevo già assaggiata, questa ancora non l'ho assaggiata. Tan tan tan, tan tan taran, tan tan tan. El manicero entona sobre onda la 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 la. Senti, Alan. Io mi vorrei. Alan, cosa che anche... vuole pure. Vieni, amore mio, ti prende mamma. Vieni. No, va. Niente, ragazzi, io vorrei mandarvi anche un po' di questo. Un pezzettino. Piccolo giardino tropicale che avevo prima.
farò per voi. La piantiamo? Proviamo a piantare tutto, anche se abbiamo solo la pianta. Sì. Gli facciamo una serra d'inverno. Queste sicuro crescono. Mm. Questi qua, perché ho visto che basta che d'estate, basta che c'è un po' di sole, cresce. Di fatto è il pomodoro, amica il pomodoro è nato in Italia e si è adattato molto bene in Italia. E tipo, sai che si adatterà pure. Sai a cosa somiglia questo qua? Un po', vabbè, così per grandezza. E mi ha detto il vicino di casa che lui è calabrese, però c'ha parenti napoletani. È il peperone quello, i fiorielli. Si assomiglia molto ai fiorielli, che non sono piccanti, che sono. Può essere pure che. Mi stanno chiamando? Sì, no, mia zia da Cuba mi stava chiamando. Niente ragazzi, io farò una piccola serra, vediamo se crescono. Questa qua la pianto perché se in Sicilia crescerà pure a Roma. Pure più in vicino. E questa non si pianta, non questa credo, la mangio io. La guava non provo perché questa sì, proprio mi dispiace. Questa la taglio, la pulisco e la metto al congelatore, così mi faccio un bel frullatore. Bacioni! L'amore di? Di nonna! Di nonna! E anche di nonna! Sì, di mamma! Ma e l'amore di mamma sei? L'amore di mamma! Viva! E poi? L'amore di nonna! L'amore di Ana! Di Ana! Sì! L'amore di Cristian, sei l'amore di Cristian? No! No, non sei l'amore di Cristian! Povero Cristian. Quindi Mima, non ci vuoi cantare una bellissima canzone? Dai! Ti ricordi il film Pianista? Quando il padre si mette lì che... Sì. Che divide i cosi di zucchero, sì, che sembra tipo... Caccia di via la loro terra, quindi si mettono lì a dividere. Sì, secondo me è più o meno quello, no? Il burro d'arachidi. Quindi la dieta di oggi è questa, eh? È più burro d'arachidi di oggi è questo. Mmm, la quota che quello c'è un sacco di zuccheri, ne mangi quello, mamma mia, dove? No. E basta, io ho mangiato stamattina. Buonissimo. Ah, faccia la mia. Poi questo burro d'arachidi l'hanno fatto proprio nel paese dove siamo nati, a Placetas, perché nonna Rosa abita a Baradero, però anche la sua terra di origine è il centro di Cuba. E si chiama Placetas, dove siamo nati noi. Dove lei ha conosciuto? Allora, lei lo... dove lei mi ha rimorchiato? Perché... io ti ho rimorchiato. Che non è vero? Sì, sì. Non è vero. E quindi ha portato il burro d'arachidi da lì. Insomma, non sei andata tu direttamente, l'ha dato sorella. No, il burro d'arachidi. Gliel'ha incaricato alla sorella che sta sempre lì. Gli ha detto, ah, ma lo porti così, gli porto il burro d'arachidi ai ragazzi. Buoni, perché lì è il posto dove lo fanno meglio. Secondo te, qual è più buono, il burro d'arachidi o la guaiaba? O la barra di guaiaba? No, a me è il burro d'arachidi. Quello più buono. Le cose buone vanno male o niente, sì, prenderemo qualche chiletto. Comunque ragazzi, ditecelo un po', vero che si vede che siamo già più riposati dopo che c'è nonna Rosa. Sta la mano al cielo, è arrivata. Che poi, no, a parte che nonna Rosa ci sta aiutando tantissimo, i bambini con la casa, con tutto. Poi c'è pure da dire che improvvisamente i due bimbini stanno dormendo benissimo. Sicuramente anche colpa nostra. No, questo significa che noi eravamo talmente stressati che i bambini stavano. Questo pure. Stavano pure agitati. In realtà, lei sta qui da 5-6 giorni, perché i primi 2 giorni che è arrivata.
Si sono svegliati. Sì, no, pure quando c'era mia mamma hanno dormito bene. Lei è andata via. È andata via mia mamma, hanno dormito male. È tornata nonna Roba. Quello che voglio dire è che sicuramente la stanchezza pesa. Io comincio un po'. Ma io dopo 21 giorni che sono stato malissimo con la schiena, sono da ieri. L'altro giorno ho fatto la terza puntura di ozonoterapia e più tutte le terapie che ho fatto, le punture, e da ieri comincio a camminare meglio, a avere meno dolori, quindi io pare che comincio a finalmente. Invece perché di 70 adesso ce n'è 65. No, io non mi sono becchiato in questi 20 giorni, mi sono becchiato, perché immaginate 20 giorni tutti i giorni col dolore, la mattina, la sera, c'è una roba. E da ieri comincio a star meglio, perciò sono la felicità, a parte l'arrivo di mia madre, sì, che mi stiano bene. È tutto, già... va bene verso il giusto. Adesso ci stiamo preparando per il compleanno di Cristian, che poi vi faremo vedere, insomma, settimana prossima, perché sabato faremo il compleanno di Cristian. Ci sarà una settimana di preparativi, insomma, cercheremo di farvi vedere piano piano, non so esattamente il giorno, però vi faremo vedere i preparativi, la festa. Da farsi. Cristian vuole una festa tutta cubana. Invece di invitare i suoi amici di scuola, ha deciso che vuole invitare i nostri amici cubani, gli piace la festa, gli piace divertirsi e suonare, fondamentalmente lui, quello che sa, che lui sa che quando ci sono le feste cubane c'è musica, tanta, quindi può suonare e poi mangia le cose che piacciono a lui, perché poi è il suo compleanno, quindi faremo cose che piacciono a lui. A proposito di Nonna Rosa, non potete capire, Cristian già la conosce, si ricordava di lei. Cristian si ricordava di lei, ma Noa, che ovviamente quando lei andava via aveva 15 mesi, appena l'ha vista subito è stata una ma fa manco andare in bagno, cioè, lei quando va a fare la pipì si è attaccato subito come una cozza, e Alan l'ha vista, ha fatto così, ma un secondo e all'istante poi lei l'ha preso. Poverino, lo sai che mi ha detto stamattina, no? Mi fa: nonna Rosa sta 2 giorni, come per dire, no? Mi sa quanto starà, no? Perché magari abituata a vedere mia mamma, che viene 2 giorni, poi ritorna dopo 15 giorni, dice chissà quanto tempo sta, è un po' confuso, no? E allora io dico, no, sta tanti giorni, però giustamente i bambini piccoli così non hanno la concezione del tempo, quindi è difficile, no? Ma ho fatto vedere che sta 2 giorni. sì. Va bene, allora noi vi aggiorniamo nei giorni prossimi. Vi lascio con un mega abbraccio alla mia mammina, perché cubano. Hear me now. Oh, sorry. Dico cosa mi Ciao belli. Ciao belli. Sto bene. Sto da paura. Sto benissimo. Sto benissimo.